Siamo lieti di festeggiare insieme a voi la costituzione della nuova azienda Martex S.p.A. senza però alcun dipendente. Una cerimonia per inaugurare uno stabilimento che le ha letteralmente tagliati fuori. Sono i lavoratori del mobilificio europeo di Oderzo che hanno promosso questa cerimonia con tanto di finto sindaco ed il tradizionale taglio del nastro. Un'ironia che nasconde la tragedia di rimanere senza un posto di lavoro. Ha un significato profondo questa, perché i lavoratori sono stati presi in giro e non si può prendere in giro. La famiglia proprietaria del mobilificio europeo, in crisi da tempo, ha deciso però di investire in questa nuova azienda, la Martex di Prata di Pordenone. Ma loro, i lavoratori, sono rimasti a casa. Sono 200 posti di lavoro, con relativo reddito di altrettante famiglie trevigiane. Senza lavoro dal 20 luglio e con prospettive future pari a zero. Non hanno nemmeno una prospettiva di continuità, cosa che invece avrebbero potuto avere se i soldi che sono stati trovati per fare gli investimenti in Martex S.p.A. li avessero utilizzati magari per fare qualche iniziativa a favore di Europeo S.p.A. Sono totalmente insufficienti, ha tuonato il sindacato, le risposte che i rappresentanti aziendali ci hanno fornito nel corso dell'ultimo incontro. Non hanno voluto dare nessun chiarimento in merito ai termini dell'operazione. L'investimento fatto da Martex, conclude Dalla Pozza, che vede l'assorbimento di clienti e fornitori, conta risorse economiche prima d'ora non disponibili per il salvataggio della produzione manufatturiera di Europeo. Questa, dicono, sarà la prima di una lunga serie di iniziative di protesta.